Tokyo Game Show 2014, siamo qui allo stand Microsoft. Oltre all'ampio spazio dedicato alle esclusive della casa di Redmond, c'è anche posto per le produzioni di terze parti. In particolare abbiamo rigiocato nuovamente Borderlands The Pre-Sequel, capitolo della saga sviluppato non più da Gearbox ma affidato alle mani abbastanza sapienti ma non esageratamente creative di 2K Australia. La demo che abbiamo potuto giocare era molto simile a quella che abbiamo già intravisto in altre occasioni. Sono disponibili quindi finalmente tutti e quattro i personaggi, quindi tutte e quattro le classi che saranno poi sbloccate nel gioco finale. Abbiamo quindi rimesso le mani sulla classe Deathtrap, apprezzatissima sicuramente dai fan del franchise, e su Nisha the Lawbringer. L'impressione che ci siamo fatti è che nonostante la base del gameplay sia sostanzialmente la stessa di quella dell'ottimo Borderlands 2, il titolo abbia perso un po' di mordente. Le due classi che abbiamo potuto provare hanno infatti delle abilità principali non eccezionalmente integrate con il sistema di gioco, e anche le novità apportate sul fronte del gameplay, quale l'assenza di la bassa gravità e l'assenza di un'atmosfera respirabile, non influiscono più di tanto su quelle che sono i ritmi della progressione, risultando un po' posticce. Anche a livello scenico e scenografico, Borderlands del pre-sequel non ci ha colpito come Borderlands 2. Speriamo ovviamente che il titolo finale sappia smentirci. Ovviamente noi dobbiamo provare al meglio il sistema di crescita e anche capire quale sarà la mole di contenuti del prodotto. Vi terremo aggiornati, quindi se vi interessa Borderlands The Pre-Sequel, state con noi su everyeye.it.